si è conclusa con l'arrivo a Torino l'odissea di 13 bambini ucraini malati di tumore che sono stati tratti in salvo dalla regione Piemonte, che li ha accolti con le loro famiglie e li curerà all'ospedale infantile Regina Margherita. I piccoli sono molto provati, il loro viaggio è cominciato 3 giorni fa, quando, accompagnati da 5 fratellini e 14 familiari adulti, hanno raggiunto Palanca, al confine tra Ucraina e Moldavia, scortati dall'esercito ucraino. Sono stati costretti ad attraversare la frontiera a piedi all'alba, appena finito il coprifuoco, hanno raccontato i medici torinesi arrivati la notte scorsa al confine per prenderli, ed è stata una scena straziante. Non si reggevano in piedi ed erano impauriti, hanno riferito i medici. Alcuni avevano ancora la fleba al braccio e hanno dovuto essere sorretti dalle madri, cariche di borse e con i fratellini per mano. Queste famiglie spezzate, con i padri di bambini rimasti in patria a combattere, hanno attraversato la Moldavia e la Romania in pullman fino a Iasi, dove nel pomeriggio sono saliti a bordo di un volo umanitario organizzato dalla regione. Ma già sul pullman hanno ricevuto la prima assistenza, mentre le loro cartelle cliniche sono state inviate a Torino, dove l'ospedale ha richiamato il personale necessario per eseguire tutti gli esami necessari per riprendere le cure lunedì. Il tempo è infatti una variabile fondamentale per il trattamento delle loro patologie, che da giorni non erano più curate perché negli ospedali ucraini, è stato riferito, non ci sono più i farmaci che occorrono. Alcuni bimbi a bordo del volo hanno fatto un disegno a pastelli che rappresenta 2 bambini, uno con la bandiera dell'Ucraina e uno con quello dell'Italia, e lo hanno dato in regalo al presidente del Piemonte Alberto Cirio. A bordo dell'aereo i bambini hanno potuto finalmente riposarsi un po', hanno raggiunto la cabina comando lungo la pista dell'aeroporto di Iasi, 5 di loro su sedie a rotelle e uno in passeggino. Ad aiutarli in questo tragitto, nel vento freddo nel quale turbinava qualche rado fiocco di neve, anche Cirio con la direttrice del Regina Margherita, Franca Fagioli. Ad attenderli a bordo, tra gli altri, la vicepresidente del Senato Anna Rossomando e l'assessore piemontese con delega infanzia Chiara Caucino. Sono bambini, sono famiglie che scappano dalla guerra, sono con una borsa, hanno la loro vita in una borsa. Questo non deve più accadere, non lo possiamo permettere, noi siamo anche qua per dire questo. Caucino ha distribuito ai piccoli un pacchetto regalo con dei pastelli e alcuni gadget messo a disposizione dalla Fondazione Lavazza, che insieme alla Basic Net di Marco Boglione e alla Basic 2 dell'imprenditore albese Alessandro Barbero ha coperto tutti i costi della missione umanitaria. I voli e il pullman per il viaggio via terra, che è stato il mezzo più difficile da reperire. Molti bambini sono privi di documenti di viaggio, scappati in fretta e furia con il solo certificato di nascita. Questo ha in alcuni momenti rallentato l'operazione di salvataggio, ma non è riuscita a fermarla.